Adesso è il momento di collegarci con Alessio Tomasello. Benvenuto Alessio. Buonasera a tutti. Allora, sì, adesso ci aggiustiamo. Buonasera Alessio, grazie di essere qui con noi per parlarci di una tua scoperta, e quindi siamo molto, che hai brevettato, siamo molto curiosi di sapere da te, ecco, quello che hai scoperto, che hai appunto brevettato. Intanto tu sei uno studente di chimica, giusto? No, in realtà ho fatto 4 anni di chimica farmaceutica, poi diciamo ho avuto uno stop di altri 4 anni in cui comunque ho studiato da autodidatta, diciamo, e poi ora sto concludendo gli studi in biologia. Biologia. Sei sempre stato però appassionato di fisica, e quindi ti sei appassionato a Tesla e Majorana? Beh, diciamo che comunque quando si studia nella chimica tutto il discorso che riguarda la meccanica quantistica, poi si andrà, diciamo, nell'ambito dell'elettronica e poi anche della fisica nucleare, per cui comunque dal mio punto di vista era doveroso da parte mia approfondire questi temi, perché anche per capire appunto i risvolti riguardanti la medicina, ad esempio, perché sappiamo bene come la fisica, essendo la madre di tutte le scienze, ci fa arrivare al come posso dire, all'essenza delle cose, e quindi a poterle gestire, comunque riuscirci a rapportare meglio con esse. Allora, raccontaci un po', ti chiedo di, ovviamente, perché immagino che sia una cosa complicata, di, ecco, magari semplificarla al massimo in modo che il pubblico, insomma, possa comprendere. Quindi raccontaci un po', ecco, che cosa hai scoperto. No, in realtà, cioè, non ho scoperto niente, perché sostanzialmente mi rifaccio agli studi che appunto ha fatto Ettore Majorana per quanto riguarda i neutrini e la teoria dei gruppi nel campo appunto della fisica nucleare. E sostanzialmente, diciamo, dopo la sua scomparsa altri scienziati hanno provato delle cose che poi andavano nella direzione di provare le sue intuizioni matematiche. Per esempio il fatto che c'è un fenomeno che si chiama doppio decadimento beta, in cui sostanzialmente due neutroni si trasformano in due protoni e rilasciano un neutrino, un elettrone, e quindi diciamo c'è un continuo scambio di protoni e neutroni all'interno del nucleo, causati appunto da questa cosiddetta forza nucleare debole, che mantiene in equilibrio, diciamo, sostanzialmente la struttura dell'atomo. E quindi comunque in questo processo vengono a crearsi anche quelle che sono denominate particelle virtuali, cioè che sostanzialmente esistono solo nel momento in cui si creano le condizioni affinché essa possa esistere, altrimenti cioè non avverrebbe mai. E questo, diciamo, ha un'influenza anche rispetto a ciò che è la mente dello sperimentatore, per cui comunque le cose sono anche abbastanza complesse in questo senso. Da valutare, però possiamo dire che ad esempio cioè, nel mio dispositivo il meccanismo principale è generare una differenza di potenziale elettrico atomico, generata come? Noi sappiamo che ad esempio nella pila di Volta, che comunque è la base di tutte le batterie moderne,
c'è un accoppiamento di metalli che differiscono per una differenza di potenziale. Che cosa significa in parole povere? Che ci sono metalli che tirano di più gli elettroni verso il centro del nucleo e altri che invece tendono a scambiarli più facilmente. Quindi sicuramente accoppiando dei i metalli, appunto un metallo che li cede più facilmente a uno che li accetta più facilmente, potremmo generare un flusso di corrente elettrico. Ovviamente per avvenire ciò nella pila servono un solvente e anche un soluto, cioè bisogna aggiungere delle particelle che sciolte in acqua generano un flusso di carica per scambiare appunto questi elettroni. E ovviamente in questo caso c'è una distruzione lenta, comunque abbastanza lenta della pila, perché appunto siccome è una reazione di ossidoriduzione si liberano ioni, per esempio nella pila classica si liberano ioni Cu o Zn in funzione della polarità della batteria, e quindi poi la batteria si consuma. E comunque sulla base di questo principio, se noi riusciamo a generare una differenza di potenziale molto più alta accoppiando per esempio dei metalli che hanno una differenza, cioè, attirano a sé molto più tenacemente gli elettroni come l'oro o il platino, e poi in questo caso specifico anche la grafite può essere utilizzata, anche se non è un metallo, possiamo generare quel potenziale che ci serve per generare le particelle virtuali di massa uguale a quella dei neutrini, e quindi in questo modo poterli scambiare con gli elettroni e quindi generare un flusso di corrente elettrico. Per cui comunque basterà un piccolo input dato dall'effetto Compton, che sia quando un raggio solare ad esempio colpisce una lamina di metallo, che fa in base alla frequenza del raggio fa emettere elettroni, perché appunto cede energia e si eccita un elettrone e viene espulso. Questo meccanismo, poi coadiuvato con quello precedente, appunto del decadimento beta, potrebbe generare un flusso di corrente. Quindi in questo senso, oltre quindi a portare la corrente, potrebbe portare anche le antiparticelle del neutrino, essendo il neutrino antiparticella di se stesso. E questo potrebbe avere anche, diciamo, dei risvolti nel campo della medicina, perché l'antimateria si è visto comunque in qualche modo anche matematicamente tramite gli studi del matematico Luigi Fandappié nel 1950, che appunto esistono stati di energia negativi che corrispondono, secondo l'equazione di Dirac, appunto all'antimateria, che portano informazioni dal futuro verso il passato e quindi sono aggreganti, mentre nel nostro universo c'è un'altra forza che gli si contrappone, che è l'entropia, che è quella che tende alla disgregazione delle cose. In parole povere, se mischiamo un mazzo di carte è molto difficile che torni tutto ordinato secondo i semi, ad esempio. Mentre questa energia appunto ha portato la capacità della ha portato l'informazione che ha permesso quei processi che hanno portato la materia inorganica a organizzarsi per diventare materia organica e quindi generare poi la vita. Per cui diciamo che noi in qualche modo, anche assieme al nostro DNA, siamo dei ricettori di questo tipo di energia che assorbiamo, per esempio, sia dal cibo, quando diciamo soprattutto è fresco, nel caso dei vegetali è crudo, e ovviamente anche c'è, cioè, scambiato anche tramite le persone attraverso gli affetti, chiaramente, ovviamente anche con gli animali, con le piante si può scambiare ovviamente, che comunque è un'energia sottile che ha bisogno di una certa sincronizzazione dell'utilizzatore nei confronti di queste fonti.
Allora, ci viene anche in soccorso Elena che chiede quali possono essere le applicazioni pratiche di questo dispositivo. Beh, intanto può essere un pannello solare probabilmente centinaia di volte più potente di quelli attualmente in circolazione, ma ovviamente il mio è un modello di utilità, quindi sto ricercando, diciamo che mi ha dato l'input a brevettarlo un fisico nucleare di Firenze che si chiama Giovanni Falcidelli. Vabbè, lo cito perché comunque lui, cioè, era contento che divulgassi questa idea. E mi ha detto appunto che era un'idea che non aveva sentito, quindi comunque poteva essere facilmente brevettabile, anche perché appunto si basa da un incrocio di un dispositivo di Tesla che era stato brevettato nel 1901, se non sbaglio, che si chiama apparato per l'utilizzo dell'energia radiante, che sostanzialmente è un circuito elettronico che io, come secondo anche le sue indicazioni, ho modificato secondo le più, cioè, cognizioni, diciamo, di fisica nucleare più avanzate di quelle che c'erano al tempo. E sostanzialmente comunque potrebbe essere un pannello solare e comunque anche portare questa cosiddetta energia organica in altri ambiti di chiamata, e quindi questa energia potrebbe essere anche positiva per l'ambiente, nel senso che penso che comunque questo dispositivo possa essere utilizzato anche per neutralizzare le radiazioni nucleari. Quindi non mi sembra una cosa. Da poco, no, certo. E tu che cosa, cioè, ti aspetti che la cosa venga, diciamo, studiata ulteriormente? Beh, sì, anche perché comunque allestire diciamo piccoli, gli esperimenti costa in realtà poche centinaia di euro, però ovviamente servirebbe un laboratorio di fisica nucleare. Può essere una scoperta, diciamo, che può anche dar fastidio, cioè nel senso magari intralciare qualche interesse? Aspetta che non ho capito bene. No, nel senso, quello che chiedevo è se un'applicazione, ecco, pratica di questo Sì. tipo potrebbe, da una parte favorire, no, il progresso anche dell'umanità e quindi, no, aprirsi a tanti usi, ma dall'altra, siccome viviamo in un mondo, no, dove comunque il denaro la fa da padrone, potrebbe, me lo chiedo, una domanda, potrebbe danneggiare qualche interesse che c'è magari in qualche settore particolare, economico. Diciamo che se produci un pannello solare che intanto c'è una dimensione minima che probabilmente può essere 50 centimetri, produce la stessa energia di centinaia di metri quadrati di pannelli solari, cioè, non mi sembra. Appunto dico, non se, questo che forse In più. l'ostacolo più grosso sarà questo, no? Nel senso, trovare poi che l'idea venga sviluppata, cioè l'intuizione c'è, ma potrebbe appunto, no, essere ostacolata. Beh, infatti comunque sto cercando di convogliare energie, diciamo, chiamiamole positive, cioè positive nel senso a livello di contatti umani. Ci sono delle persone che mi stanno aiutando a trovare un possibile, diciamo, sbocco, diciamo, a livello nella sperimentazione di questi dispositivi. Vediamo, comunque il tutto si basa anche cioè, essendo che questo progetto si basa sia sulla cosiddetta macchina di Majorana, che sicuramente a quel punto io spingerò anche per produrre, anche se comunque il tutto dovrà sicuramente essere fatto sotto l'egida di una fondazione che si prediliga anche a fini marziali di non utilizzare mai queste tecnologie a scopi bellici e non cederle per lo stesso motivo. Perché Ecco, chiaramente sì, dimmi. queste tecnologie sono in grado di distruggere il pianeta Terra in pochi secondi, se lo vogliamo dire tutto. Sì. Per cui.
hai cercato contatti magari con Ravelli, che a sua volta è in contatto con Pelizza, no? Sì, perché sì, cioè sia in realtà questo fisico nucleare di cui ho accennato prima, lui lavora per il progetto ITER, che è il progetto del reattore a fusione nucleare che stanno realizzando in Italia, e che appunto costa 5 miliardi di euro, se non sbaglio. Cioè lui comunque sicuramente sarebbe ben felice di trovare un'azienda che lo vede a sviluppare questo dispositivo, però mi ha detto che loro in questo momento sono tutti impegnati, diciamo, anche in forze economiche con questo progetto, per cui non gli interessa nessun altro progetto. Questo è stato, diciamo, sostanzialmente la fine del discorso. E mentre Pellizza, anzi Ravelli, mi ha detto che, diciamo, vorrebbe farmi parlare con un fisico che immagino sia Erasmo Regami, che sappiamo comunque essere uno dei più informati su Ettore Majorana, e magari vediamo se riesco a scambiare anche con lui qualche contatto che mi può essere utile. Ho anche contatti con il CRS4 di Cagliari, o meglio stanno cercando di crearmi un contatto anche con loro, che è il Dipartimento di Fisica di Cagliari. Io ho inviato 200 email a professori di tutta Italia e letteralmente non mi ha risposto nessuno, neanche per dirmi, sai, è una sciocchezza, l'avrei accettato, invece non c'è stata nessuna risposta. E questa cosa mi ha fatto un po' sospettare, non lo so, su 200 mi rispondono due, e per dirmi che uno non si occupa di queste cose, uno che poi l'avrebbe letto, poi non si è fatto sentire più. Comunque magari ben venga se qualcuno risponde, se sta ascoltando l'ha letto. Allora, ci scrive Giuseppe che dice: la mia città è troppo spesso alla ribalta per notizie spiacevoli, invece è da sempre fucina di idee. Grazie Alessio, il tuo accento è fin troppo familiare, probabilmente siamo stati persino seduti negli stessi banchi alla cittadella universitaria, faccio il tifo per te. Non so se vuoi dire la città. No, io abito, diciamo, in un paesino vicino a Catania. Okay. Quindi comunque sicuramente purtroppo non brillo in dizione, per cui non sono tanto abituato alla posso dire alla comunicazione, diciamo, brillante, ecco. Il messaggio comunque è passato. Loredana chiede: considerando quel che è successo a Majorana, non temi che possa accaderti qualcosa di simile? Facciamo i corni, ovviamente, premesso che intanto io penso che Majorana in questo momento, ora qualcuno mi prenderà per pazzo, potrebbe essere vivo, intanto mettiamo questo presupposto. E non sei l'unico a dirlo, insomma. Sì, perché comunque nelle sue lettere scriveva di macchine che erano in grado di ringiovanire una persona di 80 anni a 20 anni. Non darei questa macchina nelle mani di Berlusconi o Salvini, perché sennò, o anche altri partiti di squadra, perché allora saremmo, diciamo, nei guai. Quindi comunque sicuramente ci sono grandi... ci devono imbastire grandi discussioni etiche sull'utilizzo di queste tecnologie, che allora dal mio punto di vista già il governo americano, anche sia la Russia che la Cina già posseggono, che ovviamente li usano secondo me per scopi non del tutto leciti o che si conoscono chiaramente, dal momento che è una fisica che non si studia all'università. Certo. Qui c'è una fisica universitaria e una fisica... diciamo... c'è una fisica universitaria, semplicemente... allora, considera che le intuizioni di Majorana, cioè la sua equazione, è stata cominciata a essere compresa con l'uso dei calcolatori solo nel 2001, quando appunto si sono potuti fare delle simulazioni riguardo ai calcoli che aveva fatto. Cioè lui praticamente aveva fatto il lavoro delle macchine con la sua solamente, sostanzialmente.
100 anni prima, quindi diciamo che comunque era una mente di fuori della, diciamo, della normalità, quando me, infatti, è uno dei più grandi geni di tutti i tempi, non per niente. Quindi sicuramente mi piacerebbe che la verità su di lui possa uscire e che si sappia che sia la NATO che altri enti governativi negli anni 70 e 80 hanno avuto a che fare con la macchina che lui ha sviluppato in contumacia, che lui ovviamente non si faceva trovare. Lui aveva un suo assistente che era Pellizza, che conosceva parte della matematica con cui era fatta la macchina e la faceva funzionare, anche perché comunque lui si era fatto vedere da Majorana come comunque una persona che la matematica la masticava, anche se era, diciamo, un popolano, così dire, anche se c'era un piccolo imprenditore. E quindi comunque c'è, la sua storia ancora continua, non lo... ci sono anche voci strane riguardo appunto un presunto ritorno di Ettore Majorana, ma ovviamente sono voci che circolano. Anche se sai che in rete, no, c'è anche chi mette in dubbio la foto, la famosa foto con Alfredo Gavelli, scusate, con Pellizza, della quale abbiamo parlato spesso, e nei commenti vedo che, insomma, diverse persone dubitano anche di quella, quindi è chiaro che, figuriamoci, pensare, ecco, Majorana è vivo ancora Vabbè, oggi. però quantomeno la storia delle macchine è vera, perché ci sono appunto le carte sottoscritte dal presidente diciamo, dell'ente nazionale fisica nucleare italiano, che all'epoca era Ezio Clementelli, che poi guarda caso è morto poco tempo dopo aver fatto questa, aver, diciamo, assistito, essere assist aver assistito a un. A un esperimento della macchina, e poi aveva redatto una relazione. Questa relazione diceva che effettivamente la macchina funzionava, e questa relazione si trova su internet, e che sostanzialmente appunto ci volevano altre sperimentazioni, e in quel caso la macchina era in grado di produrre un raggio di antimateria collimato che poteva distruggere un oggetto, oltrepassare un oggetto e distruggere un altro di un altro materiale, e così via. Cioè, comunque era un'arma bellica a tutti gli effetti. Però, chiaramente, perché appunto per convincere la NATO a assistere a questo esperimento avevano dovuto optare per questa scelta, che poi infatti lì, cioè, loro stessi hanno ammesso di, cioè, Pellizza stesso ha ammesso di aver sbagliato, perché cioè, o meglio, è stato poco cauto, perché da quel momento ho avuto tante persecuzioni anche personali, che hanno sequestrato decine di macchine e così via. Per cui, Certo. cioè, comunque, non si può dire che è una storia non verosimile. Quantomeno, cioè, si dovrebbe indagare a fondo, anche perché comunque ci sono perizie grafologiche, ci sono perizie sui video, ci sono perizie anche su queste foto, quelle del 96, che comunque da un mondo di vista fisionomico sembrano corrispondere, poi quando è valutato, cioè, sicuramente comunque l'implementazione della sua fisica sono tuttora diciamo nel pieno della ricerca, perché appunto nel Gran Sasso e anche al CERN stanno studiando proprio i risvolti della matematica di Ettore Majorana. Allora, ti chiedevano prima, quando se ti riferivi prima alla eccola qua, l'energia organica di Reich. Eh sì, cioè lui, diciamo, convogliava questa energia che comunque aveva degli effetti più sottili, cioè appunto non è così, cioè non si può dimostrare proprio scientificamente il suo effetto, perché dipende molto dalla persona che sta ricevendo. Cioè, su questa base capisci che ci sarebbe per esempio una personalizzazione dell'impatto
diciamo, di questa energia su ogni persona in maniera diversa, in funzione della propria costituzione, tra l'altro. Quindi, come puoi ben capire, non è una questione che si può fare, per esempio, con scienziati che sono molto chiusi, diciamo, mentalmente, che sono meccanicistici, perché quella è più un discorso, appunto, che ha bisogno di approfondire abbastanza quelli che sono gli aspetti della meccanica quantistica, ma non solo. Per cui, cioè, è lo stesso discorso che si fa con l'omeopatia. Ecco, cioè l'omeopatia in questo senso, alla luce di queste scoperte, appunto, dell'interazione dell'energia debole, potrebbe funzionare. Ma questo in realtà, per esempio, il professor D'Elia, che è un professor di chimica all'Università di Napoli, di cui ci sono anche degli estratti video sulla rete, ha dimostrato come le caratteristiche fisiche dell'acqua cambiano quando sono esposti agli agenti cosiddetti omeopatici, cioè che anche diminuendo la concentrazione a limiti di non rilevabilità, c'è comunque ancora, è rimasto un imprinting energetico, diciamo, degli elettroni della sostanza prima della diluizione nei cluster delle molecole d'acqua, perché ovviamente le molecole d'acqua non stanno da sole, stanno insieme, cioè si organizzano anche in funzione dei cambi elettrici che ci sono esternamente. Quindi, in questo senso, tra l'altro, poi si può dimostrare che nel campo della meccanica quantistica una particella può vibrare a una frequenza così elevata da sostanzialmente essere contemporaneamente in più posti diversi, sostanzialmente. Quindi in quei contesti non vale più il concetto diciamo, di quantità. Questo è spiegato con cioè non vale più il concetto della chimica ponderale. Questo è spiegato con diciamo, l'effetto fotoelettrico, che praticamente sostiene che cioè non sostiene, fa vedere che facendo arrivare un raggio di opportuna frequenza, appunto, c'è l'emissione di elettroni da una lamina di metallo, mentre anche se noi aumentiamo l'intensità di un raggio a una frequenza che non è opportuna, non c'è nessuna emissione. Quindi significa che comunque anche pochissima energia può provocare l'emissione se ha la frequenza opportuna. Ok, quindi allo stesso tempo anche pochissima materia può attivare diciamo le stesse interazioni appunto chimiche o chimico-fisiche. Oh, ci arriva una domanda che ci inoltrano dalla sede centrale. Mi chiamo Marco, volevo chiedere ad Alessio in trasmissione se può spiegare se sia possibile far finire tale tecnologia in mani pubbliche e non private e se è la sua intenzione in caso si rivelasse davvero così rivoluzionaria. Beh, il mio obiettivo comunque è sempre stato quello di creare in realtà degli ecovillaggi indipendenti in cui comunque cominciare a creare un tipo di società in cui il denaro non abbia più senso, e quindi in cui si viva delle risorse che si hanno, quindi ovviamente utilizzando anche tecnologie opportune. Cioè, questo sarebbe il mio sogno. Poi, se ovviamente le persone si aggregano, più siamo, più è più semplice ottenere una cosa di questo tipo. Chiaramente ci vogliono degli investimenti per fare queste cose. Io troverò, cioè, sto cercando, cioè, vorrei fare il nutrizionista, ma comunque sicuramente prima di quel periodo farò qualcos'altro, quindi. E
E poi l'amica Giada, l'amica della nostra trasmissione e anche tua, credo, chiede: mi resta comunque un grande dubbio, al di là della genialità di Majorana, che scopo creare una macchina che distrugge la materia? Ma infatti comunque questo è uno degli utilizzi più stupidi, ovviamente a livello bellico è sicuramente diciamo, dal loro punto di vista è auspicabile, ma in realtà appunto si può ad esempio disinquinare il mondo dalla plastica nei mari in maniera istantanea, perché appunto tu che cosa fai? Ad esempio potresti trasformare diciamo i legami della plastica che sono in non biodegradabili in altri che sono biodegradabili, ad esempio, oppure potresti trasformare o distruggere tra, diciamo cioè si trasforma più che altro in ad esempio un inquinante in una materia inerte che non causa danni. Uno degli utilizzi che pensava Majorana, che tra l'altro già negli anni 70 aveva predetto il riscaldamento globale, anzi diceva che la data di inizio sarebbe stata intorno al 2010, cioè diciamo l'escalation, ecco, in questo senso. E, cioè lui pensava di utilizzare la macchina per ripristinare lo strato di ozono all'epoca e magari anche nel caso di ridurre l'anidride carbonica, ma questo comunque è tutto da discutere, diciamo, questa c'è un altro ci vorrebbe un'altra trasmissione per parlare della CO2 come diciamo sostanza che crea l'effetto serra che sta portando ai cambiamenti climatici, quindi questo è un altro discorso. Però pensi che ecco l'allarme sia realistico sul riscaldamento? Beh, sicuramente, ma io penso che ci siano comunque vari fattori da considerare. Allora, andando sicuramente dei movimenti dei poli magnetici che comunque cambiano una modifica delle correnti diciamo dei venti e quindi anche delle temperature, e sicuramente aggiungere CO2 non è una strategia ottima, anche se comunque diciamo che sia gli oceani che le piante tendono a compensare molto questo il nostro impatto, che comunque c'è da dire che è vero sì che cioè la concentrazione nell'aria di CO2 sta aumentando, ma non è neanche la più alta diciamo degli ultimi credo 100 milioni di anni, anche più recentemente sicuramente c'erano concentrazioni più alte, anche perché c'erano vulcani molto più attivi, quindi comunque sicuramente cioè, noi attualmente produciamo CO2 allo stesso modo di quando farebbero 6 supervulcani sempre completamente attivi, quindi diciamo non è sicuramente stiamo danneggiando un po' l'equilibrio, ma comunque voglio dire che di base i vulcani non è che emettono così tanta, cioè ne emettono CO2 ma non sono neanche una delle fonti maggiori, per cui è un paragone, cioè, anche il paragone andrebbe analizzato, e per cui tra l'altro nell'atmosfera sappiamo che lo 0,5% l'anidride carbonica. Non mi sto ricordando se è il 5, no, credo che sia lo 0,5, e quindi aumentando dello 0,1 questo valore diciamo non penso che l'equilibrio possa cambiare tanto, considerando che poi ci sono gas serra che sono molto più potenti, come appunto il metano che si libera ad esempio dalle zone che si stanno sciogliendo dal polo nord, anche se contemporaneamente il polo sud ad esempio si sta espandendo, poi ci sono anche in questo senso notizie contrastanti. Comunque è una cosa che sicuramente non può essere approcciata come come direi io alla maniera di Greta Thunberg, anche perché pare che stia facendo il favore di Bill Gates, che ha come cioè per risolvere i problemi del cambiamento climatico
secondo lui si dovrebbero usare nucleare, OGM e geoingegneria. Cioè, scusatemi un attimo, ma queste persone come scuole base agiscono? Cioè, chi gli dà la... Come posso dire? Cioè, stiamo parlando di opere che sono comunque possono essere deleterie per tutti, e allo stesso tempo cioè, non si dà appunto nessuna speranza più. Cioè, non si mettono, cioè, non c'è nessuno che li mette in discussione. Cioè, questo è il problema. C'è cioè, la tecnocrazia, secondo me, è il cancro dei nostri tempi. Cioè, ci sono pochissime persone che gestiscono tutta la scienza dal mio punto di vista, e poi a cascata la riverberano sugli altri, che secondo me cioè, molti di questi non sarebbero adatti neanche, non sarebbero adatti come scienziati, perché cioè, la tua prima diciamo cioè, la tua bussola dovrebbe essere quella di comunque mantenere sempre un pensiero critico anche verso quelle cose che sembrano comunque assodate, che altrimenti cioè, saremmo rimasti ancora con il carretto, cioè, se non avessimo diciamo dubitato delle conoscenze preacquisite. Per cui è tutto molto, molto interessante. Quindi, ecco, che cosa ti piacerebbe in conclusione che possa accadere? Beh, non lo so, diciamo, magari, cioè, come ho detto, io ci ho registrato il brevetto, ho 5 anni per farlo, diciamo, per metterlo in sperimentazione. Poi magari da questo può venire qualcosa di positivo, bene. Mi potrebbe aiutare anche alla realizzazione di questi ecovillaggi in questo senso, anche perché appunto io come cioè a me onestamente dei soldi non me ne frega niente, cioè vorrei che comunque l'ambiente, cioè vorrei che i miei sforzi siano concentrati nel migliorare il benessere sia umano che di tutto l'ecosistema. Quindi comunque questo è il mio obiettivo, tant'è che comunque mi sono interessato anche di permacultura, ci ho studiato anche questi ambiti, perché appunto mi piace all'interno dello studio della biologia anche approfondire questi aspetti più pratici. Alessio, io ti ringrazio molto di essere stato con noi, vediamo se c'è un ultimo messaggio oppure se possiamo considerare concluso. Allora, dice Marco: aboliamo gli ordini di categoria ed avremo una scienza come altri settori, finalmente libera ed efficiente. Sei d'accordo? Non lo so, cioè io onestamente non sono neanche di questo avviso, cioè, nel senso che sicuramente se vuoi fare il chirurgo devi dimostrare ad altri chirurghi di saperlo fare, che altrimenti cioè, come lo ammettiamo. Però sicuramente, non lo so, un tempo questi ordini non c'erano e ci sono stati comunque grandi personalità della scienza che sono emersi. Non lo so, cioè, sicuramente inquadra di più le persone, però il problema secondo me più che altro è che c'è un influsso del capitalismo che nella scienza non ci dovrebbe essere. C'è il capitalismo che distrugge la società e appunto le conquiste tecnologiche, anche perché appunto tende a mantenere le persone sempre a un livello di consapevolezza molto basso, che altrimenti non potrebbe fare il gioco appunto del capitalismo. Alessio, grazie davvero di essere stato con noi, in bocca al lupo, ovviamente tienici aggiornati poi se ci fossero delle novità. Sì, certo, poi magari se volete mi piacerebbe anche interagire riguardo argomenti come quelli che avete trattato prima, perché io diciamo, sui social sono conosciuto per il fatto che sono comunque un fervente anti-vaccini, quindi... Ah, ecco, sei... Sei un, come dire, un militante, tra virgolette, vabbè, ne parliamo da tempo, quindi
Ho fatto anche un libro, diciamo, sono famoso per aver portato questo libro della dottoressa Susanna Humphries in Italia, che è un medico internista nefrologo, Sì. che ha creato un compendio di epidemiologia dal 1750 ad oggi, in cui ci sono raccolte tutte le documentazioni riguardanti le epidemie, come venivano trattate e l'andamento delle stesse in funzione appunto delle condizioni di vita e dei trattamenti eseguiti, tra cui le vaccinazioni. Per cui, diciamo, è un libro che apre la mente, secondo me. E sarà, cioè, dovrebbe essere un best seller, ma al momento ha venduto solo 2000 copie, forse. Eh beh, sappiamo il destino dell'informazione appunto diversa, libera, purtroppo è questo, ma si spera che le cose, insomma, ognuno nel suo piccolo possa appunto portare qualcosa, un contributo, no, alla conoscenza. Grazie. Intanto io non ci, cioè, dalla sponsorizzazione di questo libro non ci guadagno nulla, Certo, perché anzi, no, anzi, a volte si quindi guadagnano problemi, no? più che soldi. Grazie Alessio, buonanotte. buonanotte, grazie a voi, A presto, grazie. ciao.